comune di Colledara raccoglie la sfida Plastic Free, grande partecipazione alla giornata informativa nella sala consiliare, che è stata anche un'occasione di educazione ambientale con la presenza di numerosi studenti dell'Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso Colledara. Un processo che prenderà il via dal 1 di gennaio con l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali dei rifiuti ed in particolar modo dell'utilizzo della plastica. La rivoluzione Plastic Free, dopo la sfida lanciata dal Ministero dell'Ambiente che lo scorso 4 ottobre ha messo al bando la plastica monouso nelle proprie sedi, ha stimolato un percorso virtuoso al quale stanno aderendo molte istituzioni locali, tra cui l'amministrazione comunale di Colledara. Ormai riteniamo che il discorso della plastica biodegradabile sia un argomento di attualità a livello mondiale. Lo vediamo tutti i giorni in televisione, i danni che prova la plastica, ma soprattutto i danni irreversibili, perché la plastica purtroppo dura quasi all'infinito. Quindi pensiamo di voler dare anche noi un contributo. Adesso cominceremo dal 1 di gennaio con le feste più grandi, quindi le feste aperte al pubblico, dopodiché avvieremo una campagna di sensibilizzazione ovviamente per portare al regime anche attraverso l'utilizzo della plastica da parte dei privati. Sensibilizzare la gente e soprattutto i più piccoli. Sì, devo dire che noi abbiamo già fatto un esperimento simile con la raccolta porta a porta. Un progetto che abbiamo avviato subito appena eletti, dopo 6 mesi siamo riusciti ad avviare il servizio e con la collaborazione della popolazione, che è fondamentale, oggi abbiamo degli ottimi risultati che purtroppo potrebbero essere veramente eclatanti se riuscissimo a risolvere il problema che abbiamo a San Gabriele, dove purtroppo la plastica che si produce a San Gabriele durante i vari eventi, durante soprattutto il mese estivo, ci abbassa il limite di differenziato che ci porta intorno, ci siamo assestati intorno al 67%. E abbiamo capito dalle varie indagini effettuate che il problema si ha soprattutto l'estate, durante gli eventi e per la grande produzione di plastica. Poi basta veramente poco, perché ci sono i prodotti che possono salvare l'ambiente. Sì, i prodotti ci sono, infatti oggi abbiamo anche qui una società che ce lo spiegherà. Ovviamente ci vuole il buon senso. Quello che devono fare le amministrazioni è sensibilizzare e quindi invitare la gente, far capire la gente e costruire quello che dovrebbe essere il futuro delle nostre società. Quanto lavoro c'è, secondo lei, dietro l'organizzazione di un progetto così importante? Purtroppo, se vuoi fare le cose buone ci devi lavorare. Noi abbiamo un consigliere comunale delegato esclusivamente all'ambiente, che ovviamente collabora con me a stretto rapporto, che sta lavorando a questo progetto da oltre un mese, insieme anche alla collaborazione di altre professionalità tipo il delegato stampa del BIM, abbiamo altre persone che ci stanno dando una mano, quindi è un lavoro fatto di squadra, in team, perché se vuoi raggiungere il risultato, lo vuoi raggiungere nel breve, quello che a noi soprattutto interessa, va impiegato molto lavoro. In un primo momento abbiamo deciso però di estendere il Plastic Free solo alle manifestazioni, quelle pubbliche, quelle autorizzate dal comune, e poi gradualmente con l'informazione e la formazione le porteremo nelle case, nei cittadini del comune di Colledara. Si parte dalle scuole, che saranno il futuro, perché saranno loro il volano per cambiare il modo di pensare e il modo di concepire la plastica, soprattutto quella plastica che noi conosciamo, la plastica monouso. L'obiettivo è quello anche di cambiare la mentalità delle persone, che oggi sono abituate in un modo assolutamente sbagliato, visto e considerato quello che sta succedendo. Sì, sì, anche perché spesse volte la plastica non viene riciclata e viene buttata nel secco, e questo provoca un grave disagio ambientale. Lo vediamo, Sky negli ultimi giorni sta facendo un documentario proprio sull'inquinamento dei mari, e vediamo che la plastica versata nei mari è pari al 32%, quindi 25 milioni di tonnellate l'anno. La cosa importante è che ognuno può fare la differenza anche nel piccolo. Sì, sì, noi intanto iniziamo dai ragazzi, e dopo i ragazzi saranno coloro che ritorneranno nelle case e insegneranno, così se si può dire, ai genitori a fare un'ottima raccolta dei rifiuti. Come verrà svolto questo lavoro all'interno delle scuole? I progetti sono, praticamente vorremmo portare all'aria aperta questi bimbi e fargli fare, soprattutto nelle riserve naturali di Fiume Fiumetto che noi abbiamo, la raccolta di carte, e poi portare il MOTE, quindi i tecnici del MOTE, nelle scuole per spiegare bene come viene effettuata la raccolta differenziata. Presidente, un progetto assolutamente innovativo che guarda in particolar modo la qualità della vita futura. Assolutamente sì, diciamo che togliere la plastica dagli eventi, dalle manifestazioni, dalle scuole, Colledara sta facendo un grande passo verso
verso l'abolizione della plastica, monouso perlomeno. Un'ordinanza che parte dal 1° di gennaio. Sì, assolutamente sì, e noi ci auguriamo e ci aspichiamo che siano sempre di più i comuni a adottare queste ordinanze affinché si sensibilizzi la cittadinanza. Poi c'è veramente di tutto, ci sono le posate, ci sono i bicchieri, ci sono i piatti, ci sono i tovaglioli, c'è veramente di tutto. Sì, l'alternativa c'è, oggi diciamo, gli studi vanno sempre più avanti, ci sono tantissimi materiali differenti da poter scegliere, quindi perché no? Non inquiniamo, in 180 giorni torna a essere humus per la terra, quindi mi sembra una scelta consapevole e fondamentale. C'è un messaggio che vuole dare a chi la sta seguendo da casa? Allora, il messaggio è diventiamo tutti consapevoli di quello che abbiamo, cioè la nostra terra, ed è già un'ottima cosa. Sindaco, il suo comune è stato un comune capofila in un progetto così importante, cioè liberare il territorio dalla plastica. In qualche modo le amministrazioni debbano orientare anche gli stili di consumo. E anche la differenziata, San Vito ha iniziato a farla 20 anni fa, anche la differenziata sembrava scomoda e per qualcuno impossibile, invece si fa, San Vito è all'80% ormai ed è un'abitudine quotidiana di tutte le famiglie. Qualcuno anche a 20 anni di distanza storce un po' il naso, però credo che sia un'esigua minoranza. Lo stesso sarà per l'uso della plastica, come il divieto di uso della plastica. Ci vorrà un po' di tempo, ma sono ottimista. Soprattutto lavorare con i giovani, con le nuove generazioni per far capire loro cosa bisogna fare per inquinare il meno possibile. Loro sono i primi destinatari di questo messaggio, anche a San Vito in queste settimane, in vista dell'entrata in vigore dell'ordinanza che sarà il 1° gennaio, ci stiamo adoperando per sensibilizzare, informare e sensibilizzare soprattutto i ragazzi, i bambini e i ragazzi delle scuole. Oggi e in un'altra giornata ci saranno proprio degli incontri specifici con gli alunni delle scuole. E questa è la strada che deve prendere tutto il territorio provinciale di Teramano e non solo. Questo è veramente, ecco, anticipare il cambiamento e fa merito alla municipalità di Colledara che ha avuto il coraggio proprio, ecco, di essere tra i primi comuni che mette al bando la plastica. È veramente un cambio culturale, è veramente bello che un'amministrazione ha il coraggio di fare cose straordinarie, non solo ordinarie. Ecco, è il modello da seguire e dobbiamo capire come provincia come mettere insieme tutti i comuni per iniziare in questo cambio di cultura generale sull'utilizzo della plastica. Ecco, onore ad un comune di Colledara che dalla montagna parte la rivoluzione della plastica, della messa al bando della plastica. Un tema che alla luce della realtà, della quotidianità, l'utente finale deve usare in maniera intelligente la plastica, che è una grandissima invenzione della mente umana, quindi non dobbiamo demonizzare ogni cosa che l'uomo fa. Dopodiché c'è l'uso scorretto e non attento crea dei danni. Noi come società pubblica abbiamo, a parte il prossimo inizio di una piattaforma di recupero degli imballaggi, abbiamo sposato la tesi della possibilità di riciclare e di compostare anche materie plastiche. Siamo i fautori della convenzione che è stata origine di questo incontro, convenzione con tutti i comuni del nostro comprensorio. Quindi l'attenzione deve essere, senza sposare tesi ideologiche di qualsiasi natura, deve essere l'attenzione del buon padre di famiglia, l'attenzione della quotidianità che ognuno di noi usa nel proprio appartamento, nel proprio vivere, quindi niente di particolarmente complicato.
Bisogna fare comunicazione, bisogna fare anche delle scelte coraggiose come quella di iniziare a eliminare la plastica nei prodotti monouso, nei prodotti usa e getta. La plastica è una grandissima risorsa perché effettivamente è un prodotto molto utile, ma è nato proprio per durare nel tempo. Noi abbiamo fatto l'errore veramente gravissimo di trasformarlo invece in qualcosa che noi utilizziamo per dei prodotti usa e getta, per i prodotti monouso, e quindi praticamente poi lo ritroviamo dappertutto, complice anche delle difficoltà nella raccolta differenziata e soprattutto nel riciclo. Come abbiamo presentato oggi come WWF, noi abbiamo un problema di presenza di plastica a mare gravissimo, che non solo provoca danni a tutti gli ambienti marini, alla fauna, sia ai pesci, alle tartarughe, agli uccelli marini, ma addirittura ormai è entrata nella stessa catena alimentare, quindi la plastica ce la ritroviamo nello stesso pesce che arriva sulle nostre tavole. Un argomento molto importante, visto e considerato quello che sta succedendo a livello mondiale. La provincia di Teramo, la regione Abruzzo, cosa sta facendo per cambiare rotta? Diciamo che la regione Abruzzo è fra le regioni in cui la raccolta differenziata al sud si posiziona con dei risultati migliori. Certo che siamo ancora molto lontani anche dagli obiettivi che vengono fissati dalla normativa, e quindi bisogna lavorare ancora molto su questo punto, ma in realtà quello che noi dobbiamo fare è proprio iniziare a pensare a monte, cioè la raccolta differenziata è giustissima, il riciclo è giustissimo, ma noi dobbiamo cercare di ridurre la produzione di rifiuti, e questo si può fare soltanto attraverso delle scelte che vanno nella direzione di intervenire sui processi industriali, su quella che è la grande ristorazione, la grande distribuzione e così via. Da questo punto di vista c'è veramente ancora molto da fare. Perché poi comunque i prodotti ci sono biodegradabili, quindi bisognerebbe usarli. Sì, ci sono dei prodotti alternativi, ci sono dei prodotti, bisogna tornare anche a quello che un tempo si usava, no? Il vuoto a rendere, cioè ci sono tutta una serie di accorgimenti che possono andare in questa direzione, che possono allontanare quindi la plastica da quello che è stato un consumo sicuramente eccessivo. Noi stiamo vivendo un'epoca che viene chiamata antropocene, da antropos, uomo. L'era geologica che noi viviamo è un'era di cambiamento dove l'uomo è in grado di modificare lo sviluppo del pianeta. Questo che cosa vuol dire? Quella che è stata chiamata la sesta estinzione di massa. L'ultima c'è stata 65 milioni di anni fa e sono scomparsi i dinosauri. Oggi scompaiono circa 150 tra specie viventi e sottospecie ogni giorno. Questo vuol dire che il nostro patrimonio di biodiversità va estinguendosi per colpa dell'uomo, e sostanzialmente l'uomo mette a rischio la sua stessa esistenza. Allora insegnare ai bambini dove stiamo andando vuol dire anche recuperare la funzione del parco, perché soltanto una comunità simbioticamente e utilmente presente con l'elemento naturale sul proprio territorio è in grado di assicurare non a noi ma a loro la prospettiva di vita migliore.